Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Su Il Giornale dei giorni scorsi compare un surreale, non saprei definirlo altrimenti, articolo contro i resistenti della televisione, tutti coloro i quali, questo è il punto, per una via o per un'altra, resistono alla televisione. Dal punto di vista del giornale si tratta di passatisti senza speranza, di nostalgici fuori tempo massimo. Ebbene, poiché io mi colloco fieramente nella schiera dei resistenti alla televisione, cercherò di chiarire perché ho fatto mia questa posizione e perché mi permetto anche di consigliarne, la tenuta ad altri. Io non ho la televisione da parecchi anni, vivo benissimo, sostituisco la televisione con i libri e con la lettura delle informazioni online. Se mi serve vedere qualche intervento televisivo lo reperisco facilmente in rete, ma soprattutto ritengo che la televisione sia realmente l'oppio del popolo contemporaneo, parafrasando Marx. Come disse il filosofo gallico Baudrillard, la televisione è il potere installato nel nostro salotto. La televisione è il paradigma di un potere disciplinare e di controllo. Finge di essere neutra, si dice spesso, dipende che uso fai della televisione. In realtà la televisione è intrinsecamente non democratica, lo dicevano già gli autori della scuola di Francoforte, lo diceva già Pasolini. Perché? Perché la televisione presuppone che uno o pochi parlino e che tutti gli altri ascoltino passivamente, creando la figura che Giovanni Sartori ha stilizzato con la definizione di homo videns, l'uomo passivo che vede, che accumula informazioni che gli vengono date già belle pronte. Ecco, già per questi motivi mi permetto di consigliare a tutti l'astensione dalla televisione. Se ce l'avete, guardatela spenta o meglio ancora, liberatevene il prima possibile. Torniamo a pensare con la nostra testa, anziché a lasciare che altri pensino per noi, perché in fondo vale oggi più di ieri la definizione di Aristotele. L'uomo chi è lo zoon, logon, eikon, l'animale avente il logos. Avere il logos significa però esercitarlo, metterlo a frutto e la televisione, per masse teledipendenti e tecno-narcotizzate, è l'antidoto rispetto all'esercizio critico del logos.